iniziare con la nostra sessione e riprendiamo con la professoressa Bazzicalupo, e a cui passo subito la parola. Grazie. Grazie. Grazie, ringrazio l'associazione che già una volta mi ha invitato, sono molto carini, veramente molto, e anche svegli, che non guasta. Perché... E poi niente, tutto quello che ha detto Paolo Napoli ovviamente io lo condivido completamente, anche perché sia pure su versanti molto diversi, perché lui è una competenza giuridica e una profondità storica che io non possiedo, però in realtà diciamo, il tema Foucaultiano del disciplinamento, del governo della vita, dei governi delle vite, dei modi di governare la vita, ci interessa entrambi, quindi ci troviamo sullo stesso cosa, e quello che ha detto vale, facciamo conto che l'ho detto già anch'io, quindi vi trovate in parte già. Solo che prima di cominciare vorrei dire che invece il mio mestiere è il filosofo politico, cioè, se per dirla, quello che critica la politica, cioè non il politologo scienziato della politica, ma quello che cerca di capire, di attraversare, di... E questo è diverso dal diritto. Non tanto perché, in effetti, il percorso del diritto e della... soprattutto del lessico giuridico e del lessico politico lungo tutta la modernità, soprattutto diciamo a partire da Hobbes, sono stati molto coincidenti: diritto pubblico, che giustamente lui citava, e è stato il linguaggio della politica. Pensate che sul vecchio dizionario di politica dell'UTET, la voce politica che era stata fatta da Bobbio, insomma, all'epoca un grande, bene, Bobbio praticamente faceva della politica una versione esattamente identica all'ordinamento giuridico. Corrispondevano totalmente. Politica è uguale politica dello Stato, diritto è uguale linguaggio dello Stato di diritto. Ora, tutto questo oggi non è esaustivo, non perché lo Stato di diritto non ci sia, o anche se insomma, abbastanza latitante, ma comunque non perché non ci sia o perché non sia stato abolito. Qua non c'è stata nessuna rivoluzione, niente, solo che progressivamente si è affiancato alla diciamo così riduzione giuridica del problema della politica un altro tipo di lessico e anche un altro tipo di logica. Questo è importante capirlo, perché sì, la pandemia, ora vedremo, diciamo così, accentuato tutto questo e creato delle sfide, però è che già da prima saranno almeno 40 anni che il lessico giuridico insegue invano la politica, le decisioni politiche, il mondo dell'amministrazione, il mondo delle relazioni di potere e di quindi politiche in senso ampio, che invece attraversa la società. Cioè la politica non si fa più solo nello Stato e solo nel diritto pubblico, e tanto ma moltissimo attraverso i enti multilevel che organizzano il sistema globale, ma poi a livello privato. C'è stata quella sì una rivoluzione culturale, quella del 68, che in qualche modo ha messo sul piatto problemi, differenze, modi di essere, soggetti che erano del tutto non afferrabili attraverso il soggetto giuridico, i suoi diritti. Soggetti che poi si sono mossi, soggetti che hanno fatto politica, che hanno fatto espresso potere, che hanno rivendicato posizioni, e quindi la politica è fuori, le decisioni sono fuori, molto poco è riconducibile alla procedura democratica,
quella procedura democratica rappresentativa che effettivamente ora, in questa, e da, di questo parlerò, state tranquilli, però insomma, vorrei che il retrodiscorso fosse chiaro. Non, la democrazia non passa più soltanto attraverso la democrazia rappresentativa, l'assemblea legislativa, il, e quindi il prodotto dell'assemblea legislativa, cioè del Parlamento, il prodotto che è la legge, che poi si trova a entrare in frizione con la misura amministrativa. Sia il governo delle cose passa ampiamente, come ci ha detto splendidamente Paolo Napoli, attraverso un'amministrazione che è una nebulosa, difficilmente diciamo bloccata dal linguaggio giuridico, e dall'altra parte, per larghissima parte, c'è anche la presenza dei privati, dei cittadini, degli enti. Questa è un'associazione, fa politica a suo modo, muove idee, influisce senza essere riconducibile perfettamente ad un certo, e no, questo è importante che lo teniate presente, perché altrimenti se qual è il problema? Che o ci metteremo a piangere perché lo Stato di diritto effettivamente è sempre meno efficace, e oppure diremo che siamo bloccati completamente dal governo sanitario, dal governo, dal controllo delle misure amministrative. Guardate, vi invito, questo breve, cercherò di essere breve, in questo discorso, cercate di mettervi dalla parte di una politica, perché a me interessa quella, fatta dalle persone, dai gruppi, dalle persone, anche indipendentemente dalla traduzione a livello di norme pubbliche, di regolamenti, e che ugualmente, pur essendo diffusa e articolata, fatta di istituzioni anche, appunto dal basso, ugualmente riesce a essere normativa, cioè ugualmente riesce a mettere in atto sistemi normativi. Questo è importante. È importante perché se no la situazione appare veramente disperata. Allora, io Fabrizio mi ha invitato a parlare di deriva sicuritaria della pandemia, concomitante alla pandemia. E questo sicuramente è un'evidenza, e va bene. Cioè la pandemia è un'emergenza che ha accentuato i dispositivi securitari e ha messo quindi in tensione la democrazia. Cioè, la democrazia, infatti alcune obiezioni erano più o meno legate a questo. Ma la democrazia, scusa, dove finisce? Al centro del mio discorso ci sarà dunque la pandemia, l'aumento dei dispositivi di sicurezza, l'inevitabile confronto con Agamben, di cui spero qualcuno di voi avrà sentito parlare, e rispetto al quale io tenterò di far valere invece la complessità, l'ambivalenza del governo biopolitico, cioè il momento attivo, anche attivo, della biopolitica, ma anche inoltre un elemento che non è ancora uscito, ma che secondo me è interessante, la radicalizzazione della biopolitica che ha cambiato proprio l'oggetto e il soggetto della politica. Allora, certamente però, ripeto quello che ho detto prima, bisogna riconoscere che le pratiche democratiche erano già sotto stress, non è stata solo la pandemia. D'altra parte noi parliamo di crisi come minimo dal 2007, ma perché quella del 2001 non era una grande crisi? Cioè, crisi ininterrotte. E infatti l'uso continuo di termini come emergenza e eccezione è sicuramente un indizio di questa tensione sulla democrazia. Come ha benissimo detto Paolo, in realtà l'eccezione è una sospensione, è un paradosso, è una sospensione giuridica del diritto, è una sospensione fatta dal sovrano del diritto, e quindi
è il tentativo del sovrano di mantenersi all'interno del diritto standone fuori. Questi articoli sono, che lui ha citato, sono paradossali, perché è un modo per star dentro al diritto, ma in realtà per starne fuori, beh, politicamente fuori. Bene. Ora, questi termini sono usati per lo più nel nostro vocabolario sempre allo stesso modo, cioè come se fossero intercambiabili, emergenza e eccezione. Tutte e due alludono a sistemi, a un sistema ordinato che entra in squilibrio e che va riportato in equilibrio, cioè sono legati a una concezione dell'ordine, che era peraltro, diciamo così, il core business della politica moderna. La politica moderna è politica che vuole l'ordine, non dice quale, l'ordine. Se qualcosa fa mettere in disordine le cose, lo stato di eccezione è questo dispositivo che ti permette di ricostruire la situazione di ordine. E si usava allo stesso modo il concetto di emergenza. Ora invece io sono convinta che sarebbe il caso, ha già accennato lui, Paolo Napoli, ha già accennato al fatto di distinguere i due termini. È importantissimo distinguerli, è molto importante, anche se nella fattispecie della pandemia abbiamo una sovrapposizione. Ci sono delle sovrapposizioni di stato di eccezione e emergenza. Ma le logiche che corrispondono all'una e all'altra non sono le stesse, sono anzi abbastanza diverse. D'altra parte è meglio distinguere, almeno in questo piccolo posto dove si discute, è meglio distinguere. È meglio una politica, io sono favorevole a se e ma, non a fare le cose senza se e senza ma, perché senza se e senza ma è tipico dell'emergenza. Io penso che almeno quando siamo qui mettiamo i se e mettiamo i ma, in modo da poter distinguere le situazioni, cioè fare in modo che le situazioni siano. E tra l'altro noi abbiamo ora, stiamo vivendo, lui ha appena fatto un cenno, Fabrizio, ha appena fatto un cenno alla super emergenza che si sta vivendo il mondo, cioè la guerra russa-ucraina, che è una crisi, forse crea anche situazioni di emergenza, ma è una crisi, ma rientra per larga parte nello schema tipico dello stato di eccezione, della teologia politica, perché c'è una decisione sovrana da tutte e due le parti, la decisione sovrana di sospendere le relazioni normali e si entra in uno stato di eccezione. Vero? Questa è una cosa che pone sotto tensione la democrazia, questo lo sentiamo dire retoricamente ogni 5 minuti, va bene, ma ci mostra anche che esistono delle logiche diverse, logiche differenti. È la vecchia logica della teologia politica, amico-nemico, la situazione di eccezione creando la situazione di spaccatura amico-nemico. Noi sappiamo che è uno scontro tra imperi, diciamo, di geopolitico di imperi, però comunque comporta in fondo il modello classico. Qualcuno dichiara che, per esempio, si sospendono i normali rapporti tra Ucraina e Russia e la Russia decide di invadere. Chiaro? Questa è una decisione sovrana, classica. Vedete la distanza rispetto al provvedimento del Green Pass? Si vede, vero? È molto distante. Perché invece tutta la crisi pandemica è retta da una concezione, un modo di pensare l'eccezione, ma che non è un'eccezione, ma una emergenza, cioè qualcosa di relativamente imprevisto, dico relativamente perché in effetti non lo avrebbe dovuto non esserlo del tutto, ma comunque di relativamente imprevisto rispetto al quale noi come soggetti di questa società neoliberale saremmo abbastanza preparati. Cioè noi siamo abituati all'emergenza, non è una cosa nuova,
continuamente ci sono emergenze. Il modo di governare, di la razionalità politica neoliberale, è una razionalità che governa l'emergenza, cioè che non ha un progetto politico. Continuamente crea, sollecita emergenze e grazie a queste emergenze governa situazioni in modo differenziale, scavalcando largamente, lo sappiamo, scavalcando i diritti, la Costituzione, senza mai abolirli. Qua nessuno abolisce niente, non ci fanno le rivoluzioni, non ci fanno più. No, si tiene tutto, però si sospende. Anzi, direi i diritti sono rapsodici. Qualche volta valgono e qualche volta no. E questo ci siamo già abituati. D'altra parte, la nostra società è una società molto legata al concetto di rischio. Ma questa è roba che risale agli anni Ottanta, hanno cominciato a parlare. Ma insomma, lo sanno tutti. È la società del rischio. Del rischio a cui si risponde con sistemi sicuritari. Non c'è nulla di nuovo. Il sistema sicuritario, le assicurazioni, che sono sempre più private e sempre meno pubbliche, e quindi sono duttili e tra l'altro si pagano se c'hai soldi e se no ti freghi, questo è tutto, questo è il modo con cui noi affrontiamo le cose. Certo che c'è il rischio, aumentando un sistema neoliberale, un sistema dove aumenta enormemente la libertà dei privati, la libertà dei poteri sociali, ed è una cosa a cui tutti teniamo probabilmente, però esercitiamo questa, che poi dopo, questo è un altro discorso, l'abbiamo fatto un'altra volta, che poi questa libertà sia apparente perché ha un sistema di, diciamo così, di valutazione attraverso il mercato che blocca tutta la spinta libertaria. Però da un punto di vista ideologico e di costruzione del credo comune, è una società libertaria. Tant'è vero che ha dato enormemente fastidio il governo sanitario, perché colpiva una popolazione abituata a essere assolutamente autonoma, imprenditore di se stesso, autoresponsabile, che quando poteva metteva in atto dispositivi propri di assicurazione, vero? Moltissimi dispositivi di assicurazione. Noi siamo abituati, più rischi, d'altra parte le società sono così, più libere, più rischi, più controlli. Questo ci sta, lo sappiamo, non è che caschiamo dalle nuvole per questo, anche se controlli, rischi, eccetera, non hanno un loro vocabolario nel diritto, soprattutto nei diritti costituzionali, nel diritto pubblico. Sono dispositivi con cui si governano società a rischio, società del rischio, che sono anche società piene di potenzialità, ovviamente. Rischio è se tu non rischi non riesci, vero? È rischiare è andare incontro alle complessità ponendosi, aprendosi delle vie, vai. Non è... Poi se volete facciamo tutto un discorso su quanto questo crei una situazione di ansia diffusa, di fragilità, vabbè, ma, però non ci dovremmo stupire di che, insomma, che poi ci sono stati dei dispositivi sicuritari. Ma è ovvio, noi siamo in una società del rischio, poiché viaggiamo molto, ci siamo presi il virus, poiché abbiamo molti contatti e continui, è chiaro che il virus si diffonde. Più rischio, più dispositivi sicuritari. Però, questa cosa che doveva andare quindi in fondo poteva essere addirittura autogestita, vero? Ognuno si trovava il suo modo di affrontare il rischio. Questa volta però non è stato così. Non è stato così. C'è stata come una sovrapposizione della classica, come dire, della classica logica dello stato di eccezione che richiede un sovrano e quindi provvedimenti dall'alto, provvedimenti diciamo che non hai la possibilità di contrattare,
che comunque non gestisci tu, che devi, che quindi in un qualche modo subisci, c'è questo momento che si è rinforzato contemporaneamente all'autoresponsabilizzazione. Giustamente, faccio altro che fargli complimenti. Napoli ha già detto che Foucault aveva conosciuto approfonditamente le tecniche di governo che nascono dalle pandemie. No, non erano pandemie, epidemie, dalle epidemie, epidemie dell'Europa. E da ognuna di queste tecniche, che sono state, sono tecniche sanitarie per, di politica sanitaria per affrontare una, un'epidemia, sono nate delle tecniche che poi, e questo ci deve preoccupare, rimangono, cioè nascono per essere, diciamo così, per affrontare una minaccia, una malattia, e poi, insomma, in modo che la popolazione possa superarla, e poi rimangono, diventano come fosse un serbatoio di metodi, e che rimangono, infatti sono rimasti. Per esempio, la prima è stata la lebbra, e la lebbra venne affrontata rozzamente, con la reclusione drastica di tutti i malati, chiusi, soli, non si tocca, non si vede, non si guarda, non c'è contatto. Poi è venuta la peste, anche lei non male, e la peste ha comportato un controllo degli spazi infetti, un quadrillage e una, un controllo del, passava il medico con quella cosa lì, quel cosa a becco, no? Che tipo, e controllava che la gente stesse chiusa in casa, non vi dice nulla. Cioè, poi c'è stata la grande rivoluzione del vaiolo. Il vaiolo è stata la novità, perché col vaiolo c'è la tecnica della prevenzione sulla popolazione sana. Prima erano i malati che venivano governati, qui invece è la popolazione sana. E noi, che veniamo con il nostro Covid oggi, siamo, diciamo, riprendiamo questa tecnica della vaccinazione, della immunizzazione della popolazione sana, ma sempre sommandola alle altre vecchie tecniche, contenimento in casa, c'è stato un momento in cui stavamo chiusi tutti in casa, quadrigliaggio degli spazi, questo sì, questa regione sì, questa no, questo lo puoi fare, questo no, all'aperto sì, al chiuso no, tutto questo quadrigliaggio degli spazi. Però la gestione è stata nuova, cioè era planetaria, ma era una pandemia, quindi una grossa cosa, diciamo che non è una roba da poco. Per di più, effettivamente, all'inizio soprattutto capace di creare morti in quantità. E allora abbiamo avuto una doppia, come se fosse una prevenzione, ma a doppia faccia. Una era tipicamente, diciamo, statale, cioè la responsabilità della prevenzione, della contenimento della pandemia veniva affidata allo Stato, agli Stati, che non sono stati tutti uguali, ma insomma agli Stati. E quindi dava luogo a dei provvedimenti, leggi, provvedimenti, misure, provvedimenti che dall'alto venivano imposti. Contemporaneamente però c'è stata una potente autoresponsabilizzazione dei singoli. Cioè noi abbiamo avuto una forte spinta a, diciamo così, a adottare comportamenti autoprotettivi, che è tipico invece di una mentalità liberale, neoliberale, vero? Liberale e neoliberale, cioè in cui tu ti assumi la responsabilità, vero? Quindi sei tu che... Abbiamo una doppia faccia, questa doppia faccia è stata pesante. È stato un grosso peso, perché non c'era solamente ciò che facevamo noi, ma anche ciò che facevano, per esempio la mascherina era, da una parte non voglio avere contatti con te, vero? Mi tengo lontano dal contagio, vero? Dall'altra io mi metto la mascherina, sono una persona responsabile, sto attenta a voi tutti, non sto lì, me ne frego,
vero? Quindi una grossa ambivalenza che cercava di mantenere il rapporto con la, col tipo di soggetti che noi siamo ormai diventati, abituati al rischio, ma abituati a, a contrastare il rischio in modo autoresponsabile, cioè facendoci le nostre autoassicurazioni. Qui invece c'è stata la doppia forma, e questo ha reso molto duro e molto pesante, e soprattutto questo ha dato una svolta della quella che io chiamo biopolitica, cioè del governo delle vite, governo che si innesta sulle vite proprio delle persone, che io chiamo biopolitica sulla scia di un milione di persone che lo fanno. Bene, questa la svolta della biopolitica, che era molto legata oggi all'autoresponsabilità, alla, diciamo, all'autonormatività, le ha dato una svolta disciplinare, una svolta pesantemente disciplinare, che per esempio per i paesi dove non esiste una forma libertaria, liberale come la nostra, come per esempio la Cina, non è stata così difficile da subire. Sono gente che è abituata ad avere comportamenti guidati dall'alto, ma anche solidali, comportamenti in cui tu ti preoccupi anche degli altri, perché c'è un mito comune, una tradizione comunista. Qui invece noi siamo in una società fortemente individualista, fortemente legata al proprio, alla difesa del proprio, che si è vista di colpo, diciamo, gettare e quindi legge tutti i suoi diritti, la corona dei diritti che sta sopra come Costituzione, al di sopra della stessa nostra democrazia, perché la nostra democrazia è una democrazia che non può decidere su tutto, non può infrangere i diritti, almeno teoricamente. Bene, questi diritti sono però il più delle volte da noi letti in chiave molto privatistica, molto individualistica, molto, come dire, non sociale. Vai. La gestione di una malattia così grave, così pesante, ha spinto invece ad un rilancio inatteso del governo sociale, del governo comune, dell'imposizione di regole comuni a ricchi e poveri, figuratevi. Questo è il massimo dell'orrore. Beh, e questa cosa naturalmente è stata molto dura. Vorrei dire però che nonostante la presenza di questi provvedimenti, che chiamiamo così, sovrani, i famosi decreti, decreti d'urgenza, il fatto che noi ci troviamo di fronte a un governo di unità nazionale, ma vi rendete conto? La democrazia e il governo di unità nazionale sono due cose che non si appizzano, ecco, non stanno bene insieme, perché e d'altra parte, grazie al fatto che abbiamo un bel governo di unità nazionale, quando si è trattato per l'altra emergenza, quella della guerra con Russia-Ucraina, di decidere di armare, di dare il 2% degli armamenti, del PIL in armamenti, in riarmo dell'Italia, e che discussione? C'era già un bel governo di unità nazionale, non c'è problema. Vedete, una cosa entra, un dispositivo entra attraverso un modo, ma poi rimane ed è pesante, è chiaro, è molto pesante, perché se continua così, se continuasse così, speriamo di no, beh, quelli possono dire qualunque cosa, è chiaro, proprio perché si è creato un momento, quando invece c'era il momento solo, il momento pandemico, io vi direi che la sovranità era sì, i decreti e tutto il resto, ma era una sovranità spuria, perché come tutti i dispositivi biopolitici che sono il modo di governare la realtà oggi, erano legati e subordinati al sapere degli esperti. Vi ricordate gli esperti? Milioni di esperti,
ora abbiamo solo esperti ucraini. Anzi, mi sono stupita che non avete invitato Zelensky. Ma che diavolo? E scusa, una parola ce l'avrebbe detta. E noi tutti saremmo entrati in ansia, perché quello mette ansia. Ora, comunque gli esperti l'avete visti tutti. Ecco, esperti di tutti i tipi, esperti, esperti soprattutto epidemiologi, infettivologi, eccetera. Ora, sì, c'era anche un po' di show, però in realtà questo è il modo con cui la sovranità sparisce e dà responsabilità all'esperto. Questo è fondamentale che capiate bene. Tutta la nostra libertà biopolitica, che ci vede attivi e così via, e che ci vede così liberi, sia pure a rischio, è però legata ad un sapere esperto. In genere noi, l'esperto è un esperto tecnologico. Se prendiamo i treni, vogliamo essere sicuri che quelli arrivano tranquilli. Questa è una cosa, ma ci vuole un esperto, ovviamente. Non è che possiamo prendere una decisione come se fossimo, sai, democraticamente prendiamo la decisione che facciamo il treno così o il treno colà. Deve essere un treno sicuro e qualcuno ci deve garantire che è sicuro. E questa è la nostra libertà, cioè libertà legata a un sapere esperto, ma per esempio fortissimo il sapere esperto dell'economia. Innanzitutto la teoria economica classica, per cui il mercato vale sempre, perché il mercato garantisce sempre la migliore distribuzione e la migliore efficienza. Esperti finanziari, esperti economici, continuamente ricorriamo. D'altra parte, come potremmo gestire quei quattro soldi che abbiamo se non sapessimo quello che dobbiamo fare? Chiaro che l'esperto, ma comunque nella pandemia l'esperto, perché l'esperto è lo scienziato biologo, la scienza biologica è lontanissima oggi da quello che noi ci possiamo immaginare sul corpo umano e sulla vita. La scienza biologica ha molecolarizzato, submolecolarizzato il vivente. È una scienza che non ha nulla di intuitivo. Noi non possiamo seguire nessuna eziologia della malattia. Dobbiamo fidarci. Siamo lì a fidarci. E ovviamente, naturalmente, la scienza ha seriamente molto vagliato i propri codici, il proprio statuto. Si sottopone a un autocontrollo molto forte, per cui diciamo questo credito noi glielo diamo volentieri, ma il problema è che nella pandemia dalla scienza della vita, cioè dalla biologia, si passa poi alla medicina, che invece è molto più politica, perché sono le politiche sanitarie, sono le cose che sono così ma potrebbero essere diverse, mentre la scienza biologica, almeno dal mio punto di vista, mi levo il cappello, non so come potrebbe essere. So benissimo che anche la scienza biologica non è neutrale né pura. Sappiamo tutti che è inserita in sistemi finanziari e anche in sistemi culturali. Studia e lavora su cose su cui alla fin fine i laboratori sono finanziati, su cose su cui alla fin fine qualcuno ci guadagna, altrimenti chi li finanzia? Ovvio. Beh, e quindi già la scienza biologica, comunque, con tutte le sue meraviglie, non è pura. Ma la medicina è politica, perché è politica della cura, è politica sanitaria, è anche molto generosa politica sanitaria, però comunque è politica sanitaria. Cioè ogni cosa che fa la medicina potrebbe farla diversamente. Sono tutte decisioni. E qui è il primo passaggio. Poi c'è il secondo passaggio, quello cioè di quelli che decidono quale politica sanitaria, e quindi quello del cosiddetto governo sanitario. È chiaro che in questi due step finali si inserisce il potere biopolitico, si inserisce ciò che ci governa e che noi continuiamo a credere, perché sulla via del credere nel momento biologico, della scienza biologica, crediamo nella medicina. Va bene, facciamo bene, perché
che potremmo fare? Bene, dalla medicina passiamo alle politiche sanitarie, però sempre con maggiore inquietudine, sempre con maggiore dubbi. Non possiamo parlare qui dell'enorme problema della comunicazione della verità e del dubbio che sulla verità viene fatto, ma è un altro problema, no? Però vedete, è su questo punto che noi siamo autorizzati a criticare. Però non possiamo pensare questo momento così, in maniera solamente passiva. Non possiamo pensarlo, nonostante ci sia effettivamente da parte nostra una incompetenza, una paura di morire, perché ne va della nostra sopravvivenza. Quindi è una totale incompetenza, tutte e due cose che ci bloccano, inevitabilmente bloccano. Pensate che la paura di morire è l'origine del politico, però così è. E quindi non ci dà scelta, non ci dà la possibilità di scegliere, che è la cosa fondamentale della politica. La politica è la possibilità di fare le cose diversamente da come si fa. Si fanno in un modo, ma potrebbero farsi in un altro. Beh, questa è la gestione delle cose comuni. Ebbene, questa cosa è come paralizzata da questa coppia, da questa situazione di coppia. Questa coppia così. Allora, qual è l'unica cosa che possiamo fare? L'unica cosa che possiamo fare, è mio dovere, se c'ho tempo. Sì? Sì? A che ora devo finire? Nella tre quarti d'ora, però penso che possa scalare. Siamo a 36 minuti, direi. Quindi, un quarto. No, io perché vi volevo, perché mi sento, mi corre l'obbligo di parlare di Agamben, perché è molto più famoso di me, cioè, tra i tanti biopolitici di questa terra infelice è uno dei più famosi, ed è giustamente famoso perché è molto intelligente, molto bravo, non tocchiamo questo, però ha preso, come saprete tutti, una posizione molto molto dura per denunciare il terrorismo sanitario. La somatocrazia, la parola è in realtà di Foucault, che è diventata cruciale, un terrorismo sanitario che ha permesso alla sovranità, al potere sovrano, che lui ancora vede molto forte, molto presente, di ridurre a nuda vita le nostre vite, come se ci avesse questo potere sovrano, approfittando del problema sanitario, del terrorismo sanitario. Anzi, lui qualche volta addirittura insinua che ha inventato il problema sanitario, che francamente mi sembra un po' forte, però comunque, quale che sia, insomma, per via del problema sanitario avrebbe approfittato per inserire un controllo poliziesco, ma più che poliziesco, un controllo che riduce i diritti degli individui, i diritti, il soggetto giuridico, l'oggetto del governo a nuda vita. Questa espressione nuda vita è importante. Tanto lui fa la distinzione tra bios, forma di vita, che sono le nostre forme di vita, e zoe, che è la vita, il vivere, la pura soglia di vita. Addirittura direi prelinguistica e prepolitica. Agamben in questa cosa è perfettamente fedele al suo modello, perché lui dall'inizio ha pensato che la biopolitica fosse tanatopolitica, cioè che se il potere si installa sulla vita, lo fa per distruggerla, per ridurla a nuda vita. E quindi per lui tutta la storia dell'Occidente, perché questo succede in Occidente, in Oriente non si sa, in Occidente c'è questa storia di una sovranità che con la punta massima dei lager nazisti fino al Green Pass fa tutt'uno e costringe, denuda la forma di vita riducendola a nuda vita. Ora, va bene, sovrappone, cioè, anzi, più che sovrappone, fa coincidere la logica sovrana dello stato di eccezione, su cui ha scritto un libretto molto bello, stato di eccezione,
la logica sovrana dello stato di eccezione la fa coincidere con la logica biopolitica, che invece è una logica di promozione della vita, di protezione e promozione della vita, non promozione e protezione delle vite delle popolazioni, al fine che siano più produttive, al fine che siano più adeguate al sistema stesso, vero? La biopolitica è una è un modo di governare la vita nell'interesse delle vite delle popolazioni, del benessere delle popolazioni. Si è affermata così fortemente perché molto più della giustizia nel nostro tempo conta il benessere, l'obiettivo, la vera legittimazione dei nostri stato è più il benessere che non la giustizia, che invece era, diciamo, il mito, il punto cruciale della vecchia ordine politico. Questa biopolitica è una politica che tenta, che mira al benessere, alla moltiplicazione del denaro, poi pensa di raggiungerlo attraverso una gestione di tipo economico e così via. Ma per Agamben invece la biopolitica è sempre riduzione della vita. E questo modo, che cosa succede? Lui non capisce un punto fondamentale sul quale io ho cercato all'inizio di richiamare la vostra attenzione, ma ora vi richiamo di nuovo su di questo. Quando il potere si innesta sulla vita per ottimizzarla, la vita è attiva. È a sua volta un potere. Si modifica sia il concetto di potere che quello di vita. Il potere è una relazione di potere, è un rapporto di potere, certo dissimmetrico, asimmetrico, cioè chi può di più e chi meno, ma non è mai un rapporto con un qualcosa di una vittima riducibile al nulla. Lo è, insomma, in casi estremi, ma normalmente questa gestione è gestione di vita che reagisce e agisce e modifica a sua volta il potere. È importante che noi lo sappiamo questo, cioè che abbiamo una concezione della biopolitica attiva, non solamente passiva. Ora va molto di moda parlare del fatto che la pandemia ci ha reso consapevoli della nostra vulnerabilità umana, ed è vero, effettivamente, è così. Cioè, noi siamo vulnerabili, ci volentieri dimentichiamo che siamo vulnerabili, volentieri cerchiamo di mettere da parte questa cosa, inseguendo il mito del dominio della natura, eccetera. E invece, in realtà, più che la pandemia, più che la vulnerabilità, che poi rinvia inevitabilmente, è vulnerabile, quindi ha bisogno di protezione, quindi ecco il pastore, il disciplinante, ecco di nuovo il medico il medico, l'educatore, quello che sa che cosa ti va bene per te. Quello che sa bene è quello che ti va bene per te. Cosa che effettivamente quando c'è un problema di cardiaco, ok. Quando devi gestire la tua vita ti scoccia, no? Ecco. Bene, questa posizione passivizzante è sbagliata, e questa è tipica di Agamben, questa posizione in cui ci si riduce a vittime, a nuda vita. Qui la nuda vita c'è effettivamente in gioco, la nuda vita, e per di più non è neanche antropomorfica, è la nuda vita proprio del vivente come essere vivente. Non mi ci vorrebbe un mio fratello genetista che mi dicesse che cosa è quel pezzetto di DNA che viene attaccato o si tramuta. Però la cosa che sappiamo è che è vita che si trasforma indipendentemente dalla forma antropomorfica. Infatti passa, vedete, dalle forme dell'animale a quelle umane, perché la vita è vita, passa e si muove. La nuova scienza, l'epistemologia contemporanea, considera l'emergenza lo stato continuo, normale della vita. La vita è emergenza.
Questo è scocciante, perché noi amiamo giustamente un poco di calma, un poco di serenità, e facciamo dispositivi per essere sicuri, per essere tranquilli. Però bisognerebbe cogliere dell'emergenza anche l'aspetto positivo, anche l'aspetto, come dire, innovativo, creativo, l'elemento per cui ciò che emerge è anche una combinazione possibile, è anche una un'ibridazione possibile. Naturalmente non mi sfugge che la pandemia è stato un buono shock, certo, però il concetto di contagio, di ibridazione, ha anche un suo momento positivo che noi dobbiamo utilizzare, perché dobbiamo diventare, se possibile, soggetti di biopolitica, non oggetti del biopotere, ma soggetti di biopolitica, cioè muoverci e mobilitarci non più come popolo, perché abbiamo visto lo Stato di diritto, c'è la democrazia, c'è, ma poi improvvisamente qualcuno decide per noi e pace. Non come popolazione, che è la differenziazione, come ha detto Paolo, ma alla fine sarò, cioè il modo con cui viene governato il gruppo del vivente, ma proprio come viventi in quanto tali. Noi siamo, possiamo essere attivi nel governo dell'ambiente, attivi. È vero che il governo si governa l'ambiente, il milieu. Diceva Hannah Arendt, che era molto meno ecologica, l'intra-esse, ciò che è inter-esse, tra gli uomini, non gli uomini. Come invece pensava la neoliberale Thatcher, la quale diceva... L'economia è il mezzo, l'obiettivo del governo sono le anime, perché devono diventare anime. Beh, insomma, lasciamola perdere, perché per fortuna si è morta. Ma comunque, anche quello è il bello della vita, che è divenire. Emergono nuovi e qualcuno se ne va, eppure va bene, il che non sempre guasta. Vorrei che vedeste la chance positiva, cioè vorrei... A noi spetterebbe vedere, a noi tutti spetterebbe vedere che finalmente siamo interpellati ad agire politicamente come esseri viventi, e tra l'altro in una catena che ci lega anche agli animali, alle piante, senza voler fare la Greta, non è il mio stile, però voglio dire, il problema c'è e dovremmo essere noi ad agirlo. Vabbè, io tanto questo. Okay. Va bene così. Ringrazio la professoressa, e come prima chiedo se ci sono domande o commenti. No, bro. Ecco, c'è Marcello. Bello, Marcello. Sì. Tra 3 giorni il virus non si trasmette più. Basta, facciamo trasmettere la vita. Vabbè, appunto, un po' di contaminazione, via. Un attimo a quello che ha detto, più che altro verso l'inizio di questo suo intervento, sul fatto del Green Pass, mi veniva in mente la questione della responsabilità individuale, quindi dell'assicurazione che ciascuno fa per proteggere se stesso di fronte ai rischi, e dall'altro lato l'imposizione che arriva dall'alto. Ecco, una delle ambiguità che abbiamo visto, cioè credo, insomma, chiunque abbia un pochino di riflettuto sulla questione ha visto a proposito del Green Pass, è che è stato un po' una specie di obbligo di obbligo un po' edulcorato di obbligo vaccinarsi, ma dall'altro è diventato sempre più chiaro, e lo è stato scritto anche da chi si occupava, da tecnico di queste questioni, che era un obbligo che non preveniva il contagio sostanzialmente. Quindi da un lato era, come dire, era demandato all'individuo di assicurare sostanzialmente se stesso, perché questo strumento non consentiva di proteggere la comunità, cioè consentiva solo di proteggere se stessi. Quindi, però è stato venduto all'opinione pubblica con una misura come il vaccino
tradizionale, cioè il vaccino che se non si fa in massa i più non debili. Funziona, no? Qui se lo si fa in massa potrebbe non funzionare lo stesso, perché il contagio comunque non può essere prevenuto. E quindi anche qui c'è stato anche questo di problema, cioè che lo Stato da un lato ha imposto che ciascuno prendesse, si assicurasse da sé, cioè quindi qui si sono anche mischiate le cose, no? Cioè la responsabilità individuale di assicurarsi e l'imposizione dall'alto, no? Cioè questo è stato un po' difficile da vivere. Io penso che tu abbia ragione perfettamente, in effetti è così. Se posso dire, è stata un po' patetica tutto il lavoro di inseguimento da parte dello Stato, che poi sì, un po' voleva inseguire la possibilità di prevenire il contagio, di ridurre la mobilità, di costringere in modo indiretto a farsi la vaccinazione, ma anche poi naturalmente di rispondere ad una richiesta di consenso. Diciamo, sono provvedimenti politici che potrebbero essere diversi, potrebbero essere presi in modo diverso, e giocano sul tipo di persona a cui si rivolgono. Il soggetto, se, insomma, il Green Pass probabilmente in Cina, che Green Pass? Li vaccinano tutti, basta. Uno c'ha la cosa, tutti chiusi dentro una città, non uscite più. Non è divertente, però è chiaro il dispositivo. Qui è la difficoltà, io infatti era quello poi l'oggetto di questo piccolo intervento, è che la difficoltà è che noi siamo soggetti che siamo abituati ad autoresponsabilizzarci, e quindi quello doveva in qualche modo accontentare questo tipo di soggetti. Se avesse imposto la vaccinazione, punto e basta, ma quello succedeva il film, a parte la paura che la gente ha di vaccinarsi, non so perché, ma effettivamente, non lo so, è una cosa impossibile da farsi, la vaccinazione obbligatoria, appariva come un'invasiva, e invece questo sistema è appunto un tentativo di, ma è nella natura delle cose oggi, come è nella natura del... Scusate, dobbiamo parlare della Russia, però scusate, Russia e Ucraina stanno facendo lo stesso gioco. Fino a qui sembra che facciamo una cosa protettiva, però ci troviamo, facciamone una anche. È l'ambiguità. Il vaccinale non è stato un tabù prima della nel senso che se abbiamo esteso un paio d'anni prima l'obbligo vaccinale ai bambini. Perché guarda, è molto importante. I bambini tu fai leva. È tutto un problema di comunicazione e di consenso, perché credo che da un punto di vista medico nessuno ha posto in dubbio che era una vaccinazione come tante altre. Da un punto di vista, quando si tratta i bambini, questa poesia, il bambino che fa male agli altri bambini, che sono deboli, che non si possono, ecco, questo tu vaccini tutto. Guarda, dietro al vaccino c'è anche, cioè, naturalmente la prevenzione delle malattie è una grandissima cosa. E poi c'è anche un business, no piccolo, grande business, come dietro alle armi, cioè un grande business, non una piccola cosa, una grande cosa. Quindi che in Italia si facciano 10 vaccinazioni è obbligatorio da bambini, poi questi bambini crescono e però diventano adulti, sono autonormativi, diventano... Mentre le mamme sono protettive, la vita va protetta, il bambino, c'è il bambino che è così, invece poi c'è il fatto che a scuola non ci vuoi andare, quindi il dispositivo è sempre fatto in modo che tu a scuola poi non puoi andare, perché anche la vaccinazione obbligatoria, molte vaccinazioni sono obbligatorie solo per andare a scuola, se no ti... Però tu, la scuola è obbligatoria, tu non puoi andare a scuola, è come vuoi prendere il treno e devi prendere il Green Pass, punto. E questo è il gioco della comunicazione, è patetico l'inseguimento, perché non sono riusciti a trovare il modo di bloccare i contagi, non ci sono modi sicuri di bloccare i contagi, è proprio la mentalità tipica del diritto che... è anche della misura di sicurezza, che faccio questa misura perché così evito questo, che in realtà di fronte a un'emergenza che viene da fuori
che non è creata dall'uomo, ma che viene a sfidare l'uomo, quella emergenza, quella cambia continuamente invece i termini della cosa. Tu non hai affatto la sicurezza che con quella misura ottieni questi risultati, tutt'altro. E procedi, come sarebbe ovvio in una logica emergenziale, per tentativi. E ogni volta però che sbaglia, avevi detto. È un continuo così, perché è il tentativo di, la difficoltà di applicare un linguaggio giuridico previsionale a qualcosa che invece nella, che ormai non appartiene neanche più alla probabilità. Perché, per esempio, la nuova epistemologia, le teorie della complessità, eccetera, escludono anche la probabilità, usano il termine possibilità, molto più light. Noi lavoriamo sulla possibilità piuttosto che sulla probabilità, che era invece leibniziana, va? E ancora, vabbè, basta, sto parlando loro. Si scocceranno questi. E poi devi parlare lui, che sono cose sicuramente più interessanti. Dite qualcosa, se no. Ci sono altre domande? Ah. Prego. Cercherò di... mi è sembrato molto interessante che lei stimolasse a diventare soggetti e non erano oggetti, però così molto banalmente voglio chiedere quali possono essere le modalità oggi di essere soggetti, non come popolazione, ma come individui di biopolitica, ma soggetti attivi. Ok, questo posso fare breve, così non perdete. In realtà biopolitica attiva è un'estensione del termine biopolitica, perché giustamente un fugotiano potrebbe anche rimanere abbastanza inorridito. In realtà è semplicemente il fatto che la vita, che si può cogliere il biopotere, cioè il momento disciplinante, il biopotere, nel momento stesso in cui la vita resiste e cerca altre forme, e cerca forme sue. Se pensiamo ai movimenti, le manifestazioni, soprattutto pensa alle donne, che sono state sicuramente trainantissime in questo peso del corpo che era investito dalla politica, dalla biopolitica, pensa a tutta ideologia dei corpi belli, delle donne così e non così, ebbene, che invece trasformano il corpo, e hanno saputo trasformare il corpo in un punto di forza, di resistenza e di affermazione, non soltanto di resistenza, ma di affermazione. Questa è biopolitica attiva, e anche il vivente può essere così. Cioè, nel momento stesso in cui, invece di controllare, sfruttare, considerare il dominio, l'antropocene, come qualcosa che è, anzi, capitalocene, qualcosa che sta attorno a noi e che noi determiniamo, è qualcosa che si muove, che reagisce. D'altra parte la natura un po' ci guida in questo, perché in fondo reagisce, agisce in modo imprevisto. Potremmo imparare qualcosa, via. Qualcun altro? Mi interessava il fatto del giornalismo barra social, lo so che era un po' scontato, in negativo sulla parte sociale, che poi ci porta anche al discorso che facevo un po' il professore sulla questione che ci spostiamo un po' dalla storia e la trasformazione del diritto in base al pensiero della persona stessa, individuo, esattamente mentale. No, forse scusa, mi devi scusare, un po' la vecchiaia, io non sento più neanche. Alza un po' la voce. Scusami, Emma. No, allora, l'impatto della comunicazione sì, negativa sulla popolazione, che poi influisce certo, sul diritto e l'emergenza, eccezione, certo, reattiva poi su quella che arriva come fonte esterna, minaccia. Ok, ok.
No, è chiarissimo, e questo è un argomento che meriterebbe un seminario a sé, perché tutto, no, è importantissimo, è importantissimo. Io vi ho detto che ogni dispositivo biopolitico, ma praticamente ogni governo tecnico, ogni governo dove sia forte l'elemento tecnico e amministrativo, si legittima attorno a un discorso di verità, vero? A una verità, a una verità. Ora, la verità però, la verità si comunica, sì, è legittimante nella misura in cui nella comunicazione piega, e quindi non è, non dobbiamo pensare a una verità, ma a un discorso veridico che rende alcune cose che le puoi fare, altre non le puoi fare. Dicibili, diceva Foucault, il dicibile e il pensabile. Alcune cose non si possono dire, non si possono fare, non si possono dire. Per esempio, in una fila al caffè, tu non puoi sgomitare e metterti per primo, perché non si fa, non si dice. Magari lo vorresti fare, oppure di una donna, non dici, quanto è brutta, non si dice. Il dire, il fare, il comunicare le verità, la scienza, pensate quanto si potrebbe discutere sullo statuto della scienza, sul fatto che è pagata, che ci sono qualcuno che finanzia quella scienza piuttosto che un'altra scienza, vero? Che un altro tipo di discorso. Però quello è il discorso scientifico. Naturalmente la comunicazione accentua l'elemento, l'attesa, però è comunicazione e informazione, comunicazione e conoscenza sono due cose molto diverse. Noi dalla comunicazione aspettiamo qualcosa che risponda a noi stessi, alla nostra attesa. Infatti, di tutti i social apprezziamo quelli che pensano come noi, punto. E gli altri sono tutti fake news. È così, perché non appartiene all'ordine del io cerco sui social qualcosa per capire di più. Io cerco sui social qualcosa per confermare la mia ansia, il mio dubbio, la mia speranza, è chiaro. Questo i politici lo sanno benissimo, ma lo sanno anche gli scienziati, lo sanno tutti. Il concetto proprio è lì di attendere, se la stessa politica fa uso della comunicazione è una spirale in discesa verso la seguitazione di tutto, quindi eternizzata. Ma tu dici in discesa, io ti dico che non è stata mai in salita. Ecco, quindi che sempre comunicazione e verità sono due ordini abbastanza diversi, chiaro? Lo è stata perfino ai tempi della Rivoluzione Francese, voglio dire. Ogni verità viene enunciata come verità assoluta. E io ti ho detto, mi è dispiaciuto che non è venuto Zelensky, ma quello quando parla, parla come se non ci fosse altra verità al mondo. In questo perfettamente socio al suo a Putin, perfetto. Come se non ci fosse discutibilità. E questo ti dice la tecnica della comunicazione, ma non ha niente a vedere con la verità, col regime veridico almeno. Però ripeto, questa fanne un altro. Allora invidiamo la professoressa. No, io no.